A Rione San Tommaso, seconda giornata di prevenzione medica gratuita con l'associazione Le Mani sui Cuori, presente anche l'associazione Amados. Tantissime le visite e la parola d'ordine resta appunto la prevenzione. Ma ascoltiamo i diretti interessati e naturalmente i medici. Dottore Russo, si rinnova l'appuntamento con la prevenzione qui a Rione San Tommaso. Quali sono le visite che si svolgeranno oggi e quali i prossimi appuntamenti della sua associazione? Beh, diciamo che tra domenica scorsa ed oggi penso che alla fine arriveremo a oltre 600 visite per quanto riguarda l'associazione Le Mani sui Cuori. Per quanto riguarda l'associazione Amdos, vedremo la presidentessa che dirà, ma pure là saranno numeri grandi. Quindi alla fine di queste, come dire, di queste 2 giornate avremo, credo, offerto una possibilità a chi non ce l'ha fatta di andare avanti e di fare prevenzione medica. Prevenzione medica è una cosa molto importante perché noi abbiamo un obiettivo che è quello di sensibilizzare i cittadini, ma anche le istituzioni, cittadini sia per quanto riguarda la cultura nei confronti della prevenzione, ma anche sia per quanto riguarda la prevenzione stessa, la pratica costante della prevenzione. Medici che girano per la città e per la provincia, quali i prossimi appuntamenti? Il prossimo appuntamento, spero, stiamo lavorando per questo, anche insieme al dottore Iannace, è intorno alle feste di Natale, di arrivare al Duomo della città. Io ho incontrato il Vescovo qualche giorno fa, è stato molto disponibile, ho avuto un'esperienza molto positiva, lo considero una grande persona ma anche un grande pastore. In questo momento di difficoltà non solo economiche per la nostra comunità, abbiamo bisogno di persone che in qualche modo sono riferimento della comunità. Sono contento rispetto a quello che sto vedendo come presenza. Casomai domani vedremo ancora, diciamo, i risultati complessivi, ma rispetto a quello che ho visto come partecipazione è probabile che piano piano la prevenzione stia entrando anche nella testa dei cittadini, che è quello per cui noi puntiamo. Dottoressa Iannuario, presidente dell'Amados, quali sono le iniziative della vostra associazione e quali sono appunto i risultati ottenuti nel corso degli anni? Tanti. Le iniziative sono in primis le giornate di prevenzione con il dottore Iannace e noi siamo anche presenti con le donne dopo l'intervento. Prima col punto di ascolto in senologia nella Breast Unit, dopo anche in oncologia dove siamo lì presenti per essere vicine in questo momento particolare che è In la che modo siete chemioterapia. dopo vicini a queste pazienti? Certo, durante la chemio ci sono le nostre volontarie che stanno lì per dare una parola di conforto, ma anche per guidarle, per indirizzarle a quello che è il dopo della malattia. In particolare abbiamo l'iniziativa della ginnastica dolce, che serve appunto per la riabilitazione psicofisica e ancora abbiamo la banca della parrucca dove appunto diamo un contributo per l'acquisto della parrucca. Padre Toni, la prevenzione resta la parola d'ordine, la Chiesa scende in campo, mette a disposizione i locali della parrocchia. Sì, chiaramente è sempre un servizio che viene fatto alla comunità. Quindi credo che sia una cosa necessaria, utile da dover fare. Sarebbe opportuno un po' che fosse un po' più a largo raggio. Il Rione comunque risponde bene. Sì, il Rione risponde bene, ormai sono 2 domeniche, sono vari anni che si sta ripetendo quest' impegno. E il Rione ormai è sensibilizzato e vengono Ecco, molti, che molti. messaggio vogliamo dare ai cittadini per quanto riguarda la prevenzione? Di pensarci bene, perché non serve piangere quando succedono i guai, le malattie e così via, ma il discorso della prevenzione è sempre un discorso che va fatto, direi, sin dalla più tenera età. Quindi vincere la paura. Vincere la paura, assolutamente, questo qua non ha ragione d'essere la paura. Dottore Pino Rosato, dopo il Campus 3 se continua la prevenzione, continua con l'Amados e con le mani sui cuori. Quanto è importante fare prevenzione nel suo ambito, quello della cardiologia? Ma io penso che la prevenzione è importante per tutto e si deve continuare sempre perché è una cultura della prevenzione. Con la prevenzione ci si ammala di meno e si vive meglio.
Di conseguenza è lodevole tutte le iniziative che fa il dottore Russo, perché insieme con quelle che fa la ASL, quelle che fa l'ospedale, fanno in modo che passi nella pubblica opinione che la prevenzione è la cosa più importante. Naturalmente non soltanto previene le malattie, ma riduce anche dal punto di vista economico la possibilità di poter che il paziente ammalandosi naturalmente determina anche un esborso piuttosto importante per il Servizio Sanitario Nazionale. Per cui prevenire è meglio che curare, e naturalmente i cittadini devono naturalmente essere riconoscenti a chi organizza queste manifestazioni per far sì che la cultura sia sempre più presente nell'ottica di una prevenzione attiva. Dottor Rosato, a che età si inizia? Ma secondo me si inizia già dalla scuola con l'alimentazione, quindi la prevenzione inizia dalla scuola e finisce naturalmente anche con la fragilità dell'anziano, perché anche gli anziani possono naturalmente con la prevenzione scoprire delle patologie di cui non verrebbero mai a conoscenza.